quasi 100 incidenti stradali rilevati in due mesi, ottobre e novembre, dalla Polizia Locale di Como, 98 per la precisione, di cui 68 con feriti e 3 purtroppo mortali. 5 conducenti, dopo gli accertamenti svolti, sono risultati alla guida in stato di ebbrezza, 2 sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. E quanto emerge dal report dell'attività del comando di Viale Innocenzo, gli agenti, nell'ambito della sicurezza stradale, sono stati impegnati in 18 posti di controllo con telelaser per la verifica del rispetto dei limiti di velocità, con 50 sanzioni rilevate e 39 patenti ritirate. Sono stati effettuati inoltre 2 servizi di verifica delle norme sull'autotrasporto con altre 12 multe. Questi dati si accompagnano ai 7 casi totali di guida in stato di ebbrezza e ai 3 di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, oltre a 37 veicoli sequestrati per mancanza della copertura assicurativa. Poi 15 fermi amministrativi, 134 rimozioni di auto irregolarmente parcheggiate, un ritiro della carta di circolazione e 10 sospensioni della patente di guida. Alle attività del reparto operativo si aggiungono anche 44 controlli e sopralluoghi a seguito di esposti e segnalazioni. In ambito di tutela della sicurezza urbana sono stati accertati un caso di ubriachezza molesta, 3 illeciti penali legati allo spaccio e alla detenzione di sostanze stupefacenti, anche grazie all'intervento dell'unità cinofila, in particolare vicino alle stazioni ferroviarie. 2 ordini di allontanamento ai sensi del regolamento di polizia urbana. L'attività di polizia giudiziaria ha portato all'arresto di una persona e ad individuare 8 condotte penalmente rilevanti, tra cui furto, danneggiamento, immigrazione clandestina, a cui si aggiungono altre 8 denunce presentate da cittadini e inoltrate in procura. L'attività di polizia amministrativa ha permesso di accertare infine 5 illeciti a carico di pubblici esercizi e 8 sequestri per attività commerciali abusive.